Bene ragazzi, nuovo protocollo di allenamento totalmente gratuito per voi, scheda A e B per avanzati da suddividere in tre allenamenti settimanali, per esempio lunedì scheda A, mercoledì scheda B, venerdì scheda A. Poi nuovamente dalla settimana successiva partiremo direttamente con la scheda B il lunedì per poi fare il mercoledì da scheda A e venerdì scheda B e così successivamente alternando sempre la scheda A e B. Ho voluto suddividere questi due protocolli di allenamenti con scheda A per la parte frontale e la scheda B per la parte posteriore. Prima di iniziare un bel like per il capitano, un bel commento, troverete il link per scaricare la scheda in PDF di tutto quanto questo protocollo. Come primo esercizio per la scheda A da fare il lunedì, per esempio, vi ho voluto subito consigliare il petto. Come vedete ragazzi, in questi esercizi io cerco sempre di utilizzare il più possibile i ganci in maniera tale da andare a sollecitare, a portare solo il sangue, a muovere solo le fibre muscolari di quel determinato muscolo. Andiamo a fare questi cavi inclinati, quindi panca inclinata come vedete, chiusura diciamo all'altezza del pettorale alto, quindi diciamo tra il pettorale alto e il mento, mani aperte e non chiuse, se voi andate a chiudere la mano stringete la mano, di conseguenza andate ad attivare anche l'avambraccio, di conseguenza andate a richiamare il sangue anche nell'avambraccio e ne andate a richiamare meno sul petto. Cerco sempre di fare i movimenti sempre lenti e controllati per non andare a strappare il peso. Adesso quello che vedete è un peso diciamo da esempio, cercate sempre di non strafare, perché se voi andate a mettere troppo peso non andate poi a lavorare esattamente con il pettine, andate poi a sollecitare altri piccoli muscoli indirettamente, di conseguenza non va a lavorare al 100% il muscolo pettorale. Andiamo a fare questa chiusura, andiamo ad aprire per bene al massimo che potete, così viene anche fuori una specie di power stretch ad allungare le fibre muscolari per poi andare di nuovo a contrarre. Quando andiamo a contrarre fate un bel picco, una bella contrazione del pettorale, possibilmente se riuscite cercate di non tenere troppo le braccia troppo piegate in questa maniera, per quale motivo? Guardate, vado a chiudere con le braccia piegate, guardate quanto spazio rimane, se io invece le vado ad addrizzare le braccia sentite già che il muscolo del pettorale si inizia a gonfiare di più, quindi ampiezza e spessore in questo esercizio, ok? Quando aprite invece, certo, li andate a piegare leggermente di più, ma aprite bene il petto, che intanto con un peso pseudo leggero non andate a farvi male sicuramente. Se invece avete un bel peso pesante, sì che vi andate a far male, vi andate a stirare, anche a strappare magari. Come serie, come numero di ripetizioni, ragazzi, io starei sulle 5 serie per il petto, dalle 10 alle 12 ripetizioni con circa un minuto e mezzo di recupero, massimo 2 minuti se sentite proprio il muscolo stanco. Come secondo esercizio ragazzi passiamo alla spalla laterale, usiamo i manubri, ganci, ho voluto tenere un braccio sempre in isometria e ho voluto lavorare con l'altro. Come vedete cerco di portare indietro la spalla, di arrotondarla, quindi mi guardo bene allo specchio, arrotondo la spalla, la contraggo e con l'altro braccio invece vado a fare il movimento dell'esercizio. Anche qui sempre un bel movimento lento e controllato, non andate a fare tutti quanti questi movimenti dove andate a strappare, ad ondolare, usate i polpacci eccetera eccetera, piuttosto usate un peso un pochino più inferiore. Vogliamo lavorare più che altro sui dettagli muscolari e vogliamo lavorare più che altro sul muscolo interessato al 100% più possibile. Anche qui, come vedete, uso i ganci per non lavorare con l'avambraccio. Voi ve ne accorgete subito, mano aperta, andrete a sentire completamente la spalla lavorare. 4 serie, sempre da 10-12 colpi per la spalla laterale. Dopodiché ragazzi passiamo alla spalla frontale con 3 serie da 10-12 ripetizioni. Cambiamo, invece di usare i manubri ragazzi questa volta usiamo i dischi. Quando porto su il nostro disco cerco di fare una lieve rotazione verso l'interno, perché io facendo questo movimento sento contrarre un po' di più appunto deltoide anteriore. Un braccio alla volta, facciamo sempre questo esercizio per 3 serie per 10-12 ripetizioni. Anche qui un minuto e mezzo, massimo 2 minuti di recupero sempre in base a come vi sentite.
Dopo la spalla anteriore, ragazzi, passiamo al muscolo del bicipite. Altre tre serie, 10-12 ripetizioni, stesso tempo di recupero, stessa cosa. Andiamo a lavorare con una panca Scott, monoarto. Lo sapete che a me piace molto lavorare a monoarto perché sento contrarre, sento isolare molto meglio il muscolo interessato. Qui, ragazzi, prendiamo i manubri, che possiamo farlo sia con i ganci o anche senza ganci. Sicuramente con i ganci andiamo a isolare di più il bicipite, quindi andiamo a richiamare meno sangue nell'avambraccio, di conseguenza il bicipite lavora molto di più. Anche qui movimento bello lento e controllato e mi raccomando distensione, non dico completa, quasi completa di tutto quanto l'arto, perché se fate i mezzi movimenti il bicipite lavora per metà, se invece cercate di allungare il più possibile andate anche a lavorare il bicipite il più possibile rispetto a un movimento a metà. Dopo il bicipite, ragazzi, possiamo passare all'addome. Vi ho voluto proporre un leg raise appunto perché è un movimento avanzato, l'ho fatto alla sbarra, invece per i principianti magari si possono mettere appoggiati al cuscino con la schiena appoggiata, così sicuramente gli verrà più facile, ma questa è una scheda per avanzati, quindi alla sbarra ci si appende e andiamo a fare il nostro movimento per il leg raise. Tre serie da 10-12 colpi, per chi ce la fa io ci metterei anche un bel 15 colpi di ripetizione. Mi raccomando, ragazzi, durante questo esercizio pochi dondoli, non andate a dondolare, non andate a piegarvi, non cercate di stare con le braccia piegate perché dopo andate a stancare molto di più il dorso, quindi cercate di tenere una posizione corretta e abbastanza confortevole per fare l'esercizio. Quando andiamo su con le gambe, o gambe dritte o gambe piegate, l'importante è contrarre bene l'addome. Mi raccomando, buttate fuori l'aria perché sennò l'addome non si contrae bene. Passiamo alla parte inferiore del nostro corpo, quindi quadricipiti. Per i quadricipiti ho voluto mettere due tipi di esercizi. Il primo è leg extension, quindi anche qui abbiamo un macchinario abbastanza particolare perché c'è un'inclinazione che in genere nelle palestre standard non si trovano. Questo tipo di inclinazione, diciamo un po' verso l'indietro, ci permette di contrarre meglio il quadricipite e di sovraccaricare meno i tendini del femorale. Quindi questa è una cosa ottima che alcune leg extension non hanno, questo piccolo dettaglio. Qui, ragazzi, ritorniamo alle 5 serie perché siamo passati alla parte inferiore del corpo, quindi ritorniamo a buttarci dentro 5 serie per 10-12 colpi di ripetizioni. Anche qui movimenti lenti e controllati, senza mai strappare, così le fibre muscolari del nostro quadricipite lavorano da A alla Z. Dopo la leg extension ho voluto farvi vedere un neck squat, in maniera tale che cerchiamo di lavorare un po' la gamba un pochino più completamente rispetto alla leg extension dove andiamo a lavorare solamente il quadricipite. Quindi nel neck squat che cosa vi ho voluto far vedere? Una piccola tecnica di intensità un po' per avanzate. Andiamo a fare una fase negativa di 3 secondi, quindi durante il movimento della discesa, fase negativa, dobbiamo impiegarci 3 secondi, picco, contrazione, chiamatelo come volete, di 3 secondi e nel momento della risalita, quindi nel momento della fase positiva, sempre i 3 secondi, cerchiamo, se riuscite, di staccare i talloni dalla pedana, spingere un po' di più con l'avampiede. Per quale motivo? Perché andiamo a sollecitare un po' di più il retto femorale. Ve ne accorgete subito, perché se fate una spinta con il piede pari, quindi usando anche il tallone, sentite lavorare la gamba in una determinata maniera, ma se andate a staccare il tallone, quindi a richiamare un po' di più la pressione sull'avampiede, sentirete subito che la contrazione muscolare si va ad isolare un po' di più sul retto femorale. Anche qui procediamo con 4 serie da 10-12 colpi per questa ex squat. Ora, ragazzi, procediamo con la scheda di allenamento parte B, quindi parte posteriore del nostro corpo. Partiamo subito con la schiena. Muscoli dorsali, ho voluto proporre un pulley al cavo. Come potete vedere ho messo questa panchetta, gli ho dato una piccola inclinazione, poi sempre un braccio alla volta a monoarto con i ganci, così andiamo a usare meno bicipite e meno l'avambraccio. Andiamo a cercare di allungare al massimo il nostro muscolo dorsale per poi andare a contrarre. Nel momento della contrazione, se voi notate, cerco di fare una piccola torsione con il busto, leggera leggera, perché sento di più nella mia schiena contrarre il dorso. Quindi cercate sempre, quando fate gli esercizi, sempre di ascoltare il vostro muscolo,
cercate di dedicargli un po' più di pensiero, cercate di capire come state eseguendo l'esercizio e se lo state eseguendo bene, se il vostro muscolo sta lavorando bene al 100% muscolo, perché molti non ci pensano, buttiamo fuori l'aria quando andiamo appunto a contrarci, andare a fare questa piccola torsione del nostro busto e andiamo a sentire bene la contrazione muscolare. Partiamo con un 5 serie con 10-12 colpi di ripetizioni. Passiamo ai deltoidi posteriori. Ho voluto proporre un rowing, anche questo macchinario particolare rispetto a quelli che si trovano nelle palestre standard, perché come vedete c'ha anche questo un tipo di inclinazione diversa, non è il solito rowing dove voi state dritti. Vi ho voluto far vedere prima il movimento sbagliato, dove avevo un po' il sedere indietro, un po' gobbo, perché molti si vede che lo fanno. Con questo macchinario bisogna un attimo adattare la nostra posizione in base all'inclinazione del macchinario, quindi sedere un po' più avanti e andiamo a contrarre, andiamo a portare i nostri gomiti indietro alti e non bassi, perché stiamo lavorando appunto il deltoide, non il dorso, quindi con questo movimento, con questa apertura, impugnatura alta, gomiti alti, mi raccomando, in linea, cercate di tenere tutti in linea e non uno basso, uno alto, e andiamo a fare questo movimento dove andiamo a contrarre il deltoide posteriore. Come vedete cerco sempre di contrarre, buttare indietro un po' la schiena in maniera tale che sento per bene contrarre tutti quanti i muscoli posteriori. Anche qui, quando vado a contrarre, buttare fuori l'aria cambia tantissimo, ragazzi, se buttate fuori l'aria durante la contrazione, perché il muscolo si contrae molto di più. 4 serie per 10-12 ripetizioni. E dopo il deltoide posteriore, ragazzi, passiamo al muscolo del lombare. Ho voluto proporre una hyper extension, ma con un piccolo dettaglio, prendendo dei manubri leggeri e non pesanti, perché sennò dopo vi cadranno le braccia. Apertura dorsale, contrazione dorsale, quindi il dorsale lavorerà in isometria, e invece in lombare andiamo a lavorare con appunto la fase positiva e negativa, quindi ci pieghiamo in giù, ci pieghiamo in su e andiamo a lavorare il lombare. Nello stesso tempo abbiamo il dorsale in isometria con questi piccoli manubri. In questo caso ho preso dei manubri di 4 kg, ma voi se è pesante prendete 2, se è leggero prendete 6. Però io vi consiglio di tenere un peso leggero, perché i manubri non si devono mai staccare dal vostro corpo, perché dal momento che si staccano perdete l'apertura dorsale. Facciamo 3 serie per 10-12 colpi, sempre 10-12 ripetizioni. Dopodiché passiamo al tricipiti, 3 serie anche qui per 10-12 colpi. Tricipiti, ho voluto mettere un classico push down con la maniglia, ma col gancio. Notare in questo esercizio, ragazzi, questo piccolo dettaglio, è quando vado a distendere completamente il braccio, vado a fare un leggero movimento verso l'indietro con il polso, sempre a mano aperta. Tirate giù il braccio, tirate indietro il polso e si contrae ancora di più il tricipite. Vi verrà un piccolo fastidio, un piccolo male. Quello vuol dire che il tuo tricipite è arrivato veramente a fine corsa, quindi l'avete lavorato completamente dalla A alla Z. Anche quell'esercizio a mano arto lo riesco a controllare meglio, a lavorare meglio ed isolare meglio. Dopo il tricipite sono dovuto passare ai femorali. Femorali, siccome torniamo nella parte inferiore del nostro corpo, torniamo a fare 5 serie per 10-12 colpi. Anche qui abbiamo una leg car sempre un po' particolare, come tutti quanti gli altri macchinari, hanno la loro inclinazione. Sono stati studiati per migliorare il movimento e la contrazione muscolare. Questa leg curl, solito, ci mettiamo sdraiati, o monoarto o con due gambe, come vi trovate meglio. Io ve le ho fatte vedere in tutte e due le maniere, anche se preferisco lavorarla a monoarto, e andiamo a fare il nostro classico movimento della leg curl. Con questo tipo qui di inclinazione si sente maggiormente, con un peso più inferiore rispetto alle altre leg curl, si sente maggiormente la contrazione del bicipite femorale. Come ultimo esercizio, ragazzi, passiamo ai polpacci, perché anche i polpacci vanno fatti, sennò dopo ci troviamo in piscina che abbiamo tanto grossi sopra e poi dopo sembriamo degli struzzi di sotto. Quindi polpacci, facciamo 3 serie da 10, 12, anche 15 colpi, un po' come l'addome, quindi aumentiamo leggermente le ripetizioni se ce le abbiamo, e andiamo a lavorare il nostro polpaccio, classicamente con una calf. Con questo, ragazzi, chiudiamo il nostro protocollo di allenamento A e B per avanzati, e quindi che dire, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi è piaciuto e se volete che vi proponga altri esercizi. Qui è tutto dal capitano War Machine, ci vediamo alla prossima puntata. Buon raccomandarsi, vola, yes!